grazie di questo invito. Ci sono professori che nella vita fanno i professori universitari, ci sono altri che, pur svolgendo il ruolo di docente, poi si esercitano anche nella professione forense. Qui seduti a questo tavolo c'è una buona rappresentanza. Poi ci sono gli avvocati, quelli che la vita la dedicano all'attività professionale con passione, con forza, con l'afflato tipico di chi difende davanti a qualcun altro alcune idee, alcuni interessi. E poi ci sono infine quegli avvocati che, oltre a essere tali, sono anche un po' professori universitari. Ecco, questo libro si compone intorno alla figura di un grande professionista del diritto d'autore, che è anche docente universitario, da una generazione di più giovani, esperti, avvocati, che hanno molto da dire su questa materia. Perché le materie di settore, come il diritto d'autore, hanno la necessità di alimentarsi sui casi di vita. E purtroppo nelle aule universitarie si è spesso avulsi da quella realtà. Ci sono cioè dei saperi scientifici, potremmo dire dei microsettori. Diritto d'autore, ci sforziamo di capire se collocarlo nel diritto privato, nel diritto commerciale, nel diritto industriale. Comunque è un settore che risente necessariamente della casistica, delle vicende umane che hanno a che fare con appunto il diritto d'autore. Ecco, Giorgia Summa ben rappresenta questa sintesi di chi conosce con autorevolezza e davvero con analiticità la materia ed è in grado di rappresentarla anche nelle aule degli studenti universitari. In fondo, diritto d'autore è un'espressione, non so se ci avete pensato, anche un po' evocativa, e cioè è ovvio che si intende dire il diritto dell'autore, i diritti degli autori, ma questo apostrofo, il diritto d'autore, sa quasi un po' di un'opera d'arte, l'opera d'autore, il quadro d'autore, quasi che un diritto che non è solo formale, statico, ma che ci ha dentro un'anima. Cioè è un diritto che condensa in te tanti tratti formali, patrimoniali, economici, ma tanti, è stato ben detto, morali, personali, legati in fondo all'anelito di ciascuno di noi di poter disseminare nel mondo in cui vive una traccia di se stessi. Questa è l'essenza del diritto d'autore, la traccia di se stessi. E poi certo, se questa traccia consente anche di remunerare la propria esistenza perché sia pienamente dignitosa, come vuole la nostra Carta Costituzionale, si realizza appieno quell'umanità che ciascuno di noi ha al suo interno, di fare quello che piace al soggetto, in questo caso che è un artista, che è un letterato, che è un musicista. Questo è il diritto d'autore. E questo bisogna raccontare nelle aule delle università. Bene, questo libro lo fa. Lo fa perché parte da alcune vicende appunto attuali, legate a tutti i giorni, legate non a quel diritto d'autore che, ahimè, forse un po' nostalgicamente noi ritroviamo su alcuni testi delle università, ma legate proprio all'attualità. Io nello sfogliarlo, alcuni saggi in realtà li avevo letti perché sono tra l'altro anche bravissimi allievi, scuole diverse, la metà di questi saggi hanno a che fare con le nuove tecnologie, con internet. Contateli, la metà. Ma cosa significa allora che in onore di una personalità che conosce il diritto d'autore tradizionale, quello che davvero è il cuore della nostra tutela autoriale, della nostra legge del 41, con tutte le modifiche successive, eppure dentro gli esperti, dentro queste categorie esperti, si segnala che il diritto d'autore oggi sta subendo una metamorfosi. La metamorfosi è quella delle nuove tecnologie.
nuove tecnologie che tuttavia possono essere una grande opportunità, come possono essere una grande occasione di depauperamento delle opere di ingegno. Depauperamento significa, qualcuno ha evocato prima il tema della proprietà privata, furto in chiave penalistica, furto, perché un bene proprio nel momento in cui viene utilizzato da altri senza remunerazione da parte di colui che lo utilizza in capo al soggetto legittimo titolare, effettivamente è un'usurpazione, è un furto. Questa situazione oggi, dinanzi alle nuove tecnologie e davanti anche, potremmo dire, ai nativi digitali, alle nuove generazioni, non è percepita come tale. È qui che allora bisogna recuperare quella cultura, cultura che poi si fa cultura giuridica e che quindi diventa cultura universitaria dentro gli enti formativi delle nuove generazioni. Ma bisogna partire dalla cultura, non dalla cultura giuridica. Sarebbe un paradigma sbagliato pensare di ritrovare nelle norme le chiavi di tutela del diritto d'autore. Le chiavi di tutela del diritto d'autore sono nella cultura generale, nel rispetto, nel gusto, nel riuscire ad avere quella finezza d'animo di comprendere ciò che vale, ciò che è bello da ciò che non è bello. Questa è la chiave del diritto d'autore, perché altrimenti si annacqua quell'opera creativa che ha un tratto di originalità, di creatività unico e ripetibile, con tutta una serie di riproduzioni che magari hanno anche un loro mercato, che magari hanno anche un loro valore economico, anche una loro vetrina, ma che poco hanno a che fare col valore intrinseco tipico di quella capacità di disseminare nel mondo il proprio tratto. E questa scissione tra queste due realtà occorre farla. Non si può pensare che tutto sempre vada tutelato, ma in realtà bisogna scindere ciò che va tutelato da ciò che invece è in qualche modo una riproduzione, ma che non ha un valore tale da poter rientrare nell'albero delle opere protette dal diritto d'autore. Non è un discorso facile, perché la nostra giurisprudenza del diritto d'autore ovviamente si accontenta di qualsiasi, diciamo, frutto dell'intelletto umano, ancorché non pregevole da un punto di vista artistico. Eppure io sento la necessità che davanti alle nuove tecnologie si ricomincia a creare questa separazione di campo, perché altrimenti c'è un annacquamento e una sorta di pari dignità tra ciò che dovrebbe essere coperto dal diritto d'autore e ciò che non lo è e invece lo è in base a un'applicazione, diciamo così, un po' tralatizia dei nostri principi giurisprudenziali. Questa chiave di lettura, una chiave di lettura che dovrebbe a questo punto anche far recuperare un po' di tenacia da parte dei contesti che sono a difesa dei diritti degli autori. Certamente gli editori, certamente le associazioni di categoria, certamente le società di intermediazione, certamente tutti quei soggetti che hanno anche per legge la tutela del diritto d'autore. Io temo, all'interno dello scenario della tecnologia, uno slogan che sta diventando anche un'espressione normativa, non so se l'avete mai sentita nominare, l'espressione ecosistema digitale. Chi gira un po' nei convegni sa che ormai l'ecosistema digitale è come se fosse una zona franca di regole tutte inserite all'interno del mondo del digitale, di internet, delle tecnologie, regole scritte da un punto di vista tecnico, ma sradicate dall'ethos che è alla base di una norma giuridica, che invece corrisponde al principio di sovranità territoriale, cioè fino a prova contraria, fin tanto che esisteranno i parlamenti, saranno essi deputati a produrre norme. Invece nell'ecosistema digitale, insomma in questa zona franca della rete internet, le regole vengono scritte dai tecnici, i quali attraverso un algoritmo decidono anche se si ha o meno tutela, se si può
chiedere la rimozione di un sito se c'è una violazione in atto. E in fondo un po' perché siamo tutti disarmati davanti alle tecnologie, poi non c'è una reazione tale quando si ritiene che quel meccanismo sia ingiusto tanto da andare davanti alla giurisdizione ordinaria, qualcuno lo fa, ma tanti invece vivono nella assuefazione di queste regole tecniche della rete. Facciamo attenzione, perché più andiamo avanti e più questo ecosistema digitale diventa norma anche giuridica, perché se non c'è da parte dei consociati una reazione, le norme alla fine funzionano quando vengono osservate, e se vengono osservate un giorno anche norme che non promanano dal legislatore ma promanano dalla tecnologia, non si torna più indietro a quel punto, perché quell'osservanza fa dire che non c'è anche necessità più di aprire un contenzioso. Ecco, allora, davanti allo scenario del diritto d'autore siamo davanti probabilmente a una svolta epocale, dove i volumi, come questo in onore di Giorgio Summa, rappresentano una sintesi tra la conoscenza, devo dire molto meticolosa, del sistema normativo che presiede la tutela della proprietà intellettuale, ma anche la conoscenza delle tecnologie e delle novità dell'attualità. Non faccio i nomi per non creare, diciamo così, situazioni di preferenza, ma quando si parla di intelligenza artificiale e quando qui ci si domanda ma quando è un algoritmo che crea una nuova opera dell'ingegno, ma di chi è quell'opera? E dell'autore, ma l'autore come facciamo a dire che è una macchina? L'autore non può essere una macchina, la macchina non è un essere umano, e allora tutto questo discorso crolla. E allora qualcuno dice, ma allora il programmatore? E no, mica tanto, perché quando parliamo di intelligenza artificiale, il programmatore, se davvero ha creato l'intelligenza artificiale, non sa cosa farà con l'intelligenza artificiale, altrimenti non ha creato l'intelligenza artificiale, ma non ha creato niente un software operativo di quello che è l'ordine che gli ha dato. C'è un salto di qualità nell'intelligenza artificiale, cioè si crea una macchina che poi cammina da sola. E quindi anche qui dire il programmatore, il titolare, è complicato, perché a quel punto che premio ha questo? È giusto il premio se casualmente rispetto alle sue, la sua immaginazione con la macchina poi ha creato un'opera dell'ingegno? Non c'è etica in questo discorso, se fosse così. E allora lì si dice, a un certo punto sarà il proprietario perché da qualche parte dobbiamo trovare un centro di imputazione, e quindi se quell'opera è uscita dal mio computer, beh, sarò io, anche se non l'ho fatta io, ad esserne il legittimo titolare. Non c'è certezza in queste riflessioni, perché non c'è norma oggi su questa riflessione. Però fa capire come ci troviamo sempre di più davanti a una dimensione tecnologica che estradica quelle radici della tutela autoriale tradizionale. E allora è proprio per questo che occorre dividere sempre di più la realtà tipica tutela del diritto d'autore e quella delle nuove tecnologie. Creare due statuti diversi, creare dinamiche diverse, creare anche forme di responsabilità diverse. Il tema del diritto morale è stato detto molto bene. Se dobbiamo rappresentare il XXI secolo, certamente questo tema della paternità, che però è anche integrità dell'opera, perché il diritto morale non è solo essere riconosciuto autore di un'opera, ma anche quell'opera intangibile, non me la puoi spezzettare, non mi ci puoi mettere continuamente pubblicità dentro, non puoi a un certo punto tagliare i titoli di coda, perché quella fa parte integrante dell'opera, quella è l'opera. E cosa stai toccando? Il diritto patrimoniale? No, qualcosa di più sacro, il diritto morale. E il diritto morale effettivamente davanti alla rincorsa oggi anche di cercare di suscitare attenzione nelle nuove generazioni che a me non amano più il pensiero lento, sono purtroppo legate a un pensiero velocissimo, immediato, di facili risposte, e allora bisogna attrarle con dei meccanismi che a un certo punto sono tronchi, non sono completi. E questo è un vulnus per l'autore, perché l'autore deve essere compreso a 360 gradi, non a pezzettini. Bisogna ritrovarla quello spazio, bisogna avere la capacità che anche le norme ridiano quell'accesso e quello spazio.
In Europa si sta discutendo, si è discusso, vedremo l'attuazione, ci sono altre norme delicatissime, quella sugli aggregatori di notizia, tanti conflitti, tante idee che riguardano in particolare le testate giornalistiche, dove dentro però ci stanno spesso anche degli autori. Il tema della responsabilità dei siti internet, cioè di chi ospita opere di privativa e a un certo punto lo fa e magari non si rende conto che si sta andando a violare un diritto d'autore. Responsabilità oggettiva, responsabilità legata alla vigilanza che devono avere, responsabilità invece legata alla colpa, certamente deve essere legata a una visione completa che chi entra dentro le tecnologie, se non l'ha voluto fare e quindi è stato indotto da altri questa sua entrata, non può ricevere un documento da questo. Il tema del cloud, anche un tema affrontato nel volume, è molto interessante perché qui registriamo un caso forse divertente che riguarda il Tribunale di Roma, dove a un certo punto l'idea che si siano condivise delle fotografie attraverso il cloud con una testata, in caso non ti conosco, implica secondo quel giudice cessione dell'opera protetta, cioè atto abdicativo della propria titolarità del bene attraverso la condivisione del cloud. Rendiamoci conto, cioè è stato sufficiente condividerlo con colui che legittimamente la può utilizzare, non per continuarla a condividere e quindi a un certo punto dire basta, adesso sono passati 3 anni, mi recupero tutte le mie fotografie perché sono mie. E tu dici, gli ha detto, non sono più due, perché tu le hai cedute. Creando anche una strana analogia con la norma del diritto d'autore che fa riferimento ai negativi, che ovviamente ha tutto un altro significato, perché i negativi di allora erano l'unico esemplare che c'era, quindi ovvio che se sono negativi mi sto davvero spogliando della titolarità dell'opera autoriale, ma io dico, ho dato i miei negativi, ho dato un file che ampiamente si può riprodurre per milioni e milioni di volte, quindi non ho abdicato i miei poteri. Però la giurisprudenza ha deciso in questo modo, certo siamo alla prima fase, poi ci saranno fasi successive, però per segnalare che se non c'è una presenza di un'avvocatura forte strutturata su questi temi, anche l'interprete, in assoluta buona fede, non riesce a recuperare dentro le tecnologie la reale applicazione di quei principi. E vi ho descritto una vicenda davvero molto problematica dove col cloud si sarebbe, a questo punto ci si sarebbe spogliato dell'opera protetta dal diritto d'autore. Quindi il mio apprezzamento per l'opera, e queste diciamo lì umili pennellate, sono soprattutto legate a un auspicio davvero sentito, che lavori come questo vengano adottati come testi universitari, cioè siano lo strumento di formazione degli studenti del XXI secolo, dei nativi digitali, dove abbiamo dentro un'esperienza pratica forte, ma anche una grande capacità di studio e di approfondimento, in primis di Giorgio Assuma, ma anche di tutti coloro che hanno redatto questi articoli e questi saggi. Questa è la chiave di lettura che mi sento di dare a un convegno che si propone, a questo punto è davvero, di affrontare in modo concreto il tema della attualità del diritto d'autore. Vi ringrazio. Grazie Alberto di questo intervento così anche caldo. Ricordarvi diciamo il rapporto tra materie di settore e diritto in generale. Certo, materie come il diritto d'autore, ma anche tutte le materie specialistiche nell'ambito del diritto privato, del diritto industriale, del diritto commerciale, del diritto del lavoro, sono per diciamo, la grande mamma, cioè il diritto civile, ponte di osmosi molto importante,
perché da un lato l'editoria dà la bussola a queste materie, dall'altro queste materie forniscono tantissimi spunti che nella teoria generale effettivamente difficilmente potrebbero applicare senza questo punto. Dunque, grazie.